Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Siamo all'inizio del nuovo anno e avevo pensato di mostrarvi un sacco di prodotti make-up che mi sono ritrovata ad utilizzare nell'ultimo anno, mi sono piaciuti particolarmente e quindi rientrano nella mia classifica dei preferiti. Ho cercato di selezionarne uno per categoria, ma come al solito, prima di iniziare, lo sapete già che il miglior modo per supportarmi è cliccare sul tasto iscriviti qui in basso e subito dopo non dimenticate di spuntare anche la campanellina per essere avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Partiamo subito con i prodotti per la base e iniziamo dal primer. È uno di quei prodotti che ovviamente non vado ad utilizzare tutti i giorni, ma che riservo solo per occasioni speciali, e tra gli ultimi primer che ho provato sicuramente questo di Nabla, l'Angelora, rientra tra i miei preferiti perché è un siero rimpolpante, idratante e appunto illuminante. Dal momento che ho la pelle mista, l'effetto luminoso soprattutto nella zona T dopo aver applicato questo prodotto tendo un pochino a smorzarlo, ovviamente utilizzando dei fondotinta matte oppure con una cipria opacizzante, ma la luminosità che mi dà sul resto del viso mi piace molto e quindi volevo citarvelo. Per quanto riguarda i fondotinta, me lo avete visto utilizzare negli ultimi video e l'ho provato appunto anche di recente, mi è piaciuto molto il suo finish e si tratta del Complexion Pro di Shiglam. Io ho quello nella versione matte perché appunto, come vi ho detto, avendo una pelle mista, il suo effetto è perfetto per la mia pelle. Dà quel finish pelle di porcellana ed è adatto soprattutto per chi ha molte imperfezioni perché ha una copertura molto elevata. Sicuramente io prediligo quasi per tutti i giorni, ma anche per le occasioni speciali, le basi dal finish più naturale, effetto seconda pelle, però con questo prodotto, nonostante sia un full coverage, utilizzandone una piccolissima quantità e lavorandolo bene, l'effetto finale mi piace tantissimo. Secondo me la stesura migliore resta sempre quella iniziale con il pennello e poi vado a tamponare bene con una beauty blender umida per andare ad uniformare bene il fondotinta con il resto della base, e credo che sia quasi alla pari del Transformist di Astra, che comunque rientra nella mia classifica dei preferiti per quanto riguarda i fondotinta, ma volevo darvi un'alternativa al Transformist, anche se nell'ultimo anno, nel 2022, Astra ha ampliato il range di colorazioni per quanto riguarda questo fondotinta. Per la categoria correttori andiamo in ordine, voglio sicuramente farvi vedere i Cancella Età di Maybelline. Ormai ve li ho mostrati in quest'ultimo anno in tutte le salse, mi sono piaciuti tantissimo, ne ho acquistate diverse colorazioni perché sono dei prodotti multifunzione, funzionano benissimo nella zona del contorno occhi proprio come correttori, vanno a uniformare, ad avere coprenza, quindi a mascherare l'occhiaia, non segnano le rughette di espressione, ma possono essere tranquillamente utilizzati anche per tutto il resto del viso, ed è questo il motivo per il quale ho acquistato diverse colorazioni per fare magari quei make-up veloci per tutti i giorni quando non vogliamo utilizzare il fondotinta. Per la categoria ciprie potrete notare dal pack del prodotto, si sono anche cancellate le scritte e anche dallo stato in cui è la cialda, che questa cipria mi è piaciuta particolarmente. Si tratta della cipria Can't Stop One Stop di NYX. Io ho scelto la colorazione Translucent perché ne avevo altre già colorate in uso e quindi ho voluto provare la tonalità, diciamo, neutra, perché questa appunto non dà colore. Ha un effetto super levigante, la utilizzo anche nella zona del contorno occhi, dà proprio quell'effetto riempitivo dei pori ed è anche la cipria che ho utilizzato per fissare la base di oggi. Credo che anche tutte le altre colorazioni, ovviamente essendo la stessa formula, siano altrettanto
altrettanto valide. Per la categoria blush e contouring ve li voglio citare insieme perché appunto vi parlerò di questi due prodotti di She Glam che ormai sono diventati miei alleati di tutti i giorni per fare un make-up completo. Soprattutto il contouring ma anche il blush funzionano benissimo sia su basi cremose, essendo comunque dei prodotti liquidi, ma anche su delle basi già fissate con la cipria, non vanno per nulla a impastarsi con le polveri al di sotto, si uniformano benissimo con la base sia se li andiamo a sfumare con il pennello oppure con la beauty blender come faccio io. Sono appunto i prodotti che ho applicato anche per realizzare la base di oggi. Per quanto riguarda il contouring, io ho scelto la colorazione Golden Sun, che è una tonalità mista, diciamo, tra freddo e caldo, perfetta per realizzare un contouring leggero e dall'effetto naturale come piace a me. Invece, per quanto riguarda il blush, la colorazione che ho applicato è Rose Ritual, una tonalità appunto rosata ma calda. Tra gli illuminanti vi cito il Seglow di Astra Makeup. Sapete che gli illuminanti non rientrano tra i miei prodotti preferiti per la base, perché appunto avendo una pelle mista, questo effetto lucido, luminoso, tendo sempre a smorzarlo e a tenerlo un po' sotto controllo, però l'illuminante, soprattutto nella parte alta dello zigomo come ho fatto oggi e sotto l'arco sopraccigliare, comunque lo vado quasi sempre ad applicare, soprattutto nei periodi estivi, primaverili, dove realizzo dei trucchi un po' più leggeri. E il Seglow di Astra ha una formula molto bella perché la sua polvere è molto sottile, non ha un effetto glitterato, ma la perlescenza è molto delicata ed è uno dei finish degli illuminanti appunto che preferisco. Restando sempre nel brand Astra Makeup, un'accoppiata vincente per le sopracciglia è sicuramente la Geisha Brow Pencil e il Zen Routine Fixing Mascara. Hanno due nomi impronunciabili insieme, però questi due prodotti per me restano i miei preferiti in assoluto, sicuramente del 2022, ma di sempre, perché mi danno una resa formidabile, funzionano molto bene. Ho dedicato un intero video a questi due prodotti, quindi se volete vedere anche l'applicazione, in questo momento non voglio dilungarmi troppo su di loro, vi lascerò questo video qui in alto così potete andarlo a recuperare. E passerei alla categoria occhi, ovviamente citandovi tra le palette che ho provato in quest'ultimo periodo questa di Eufydra della Limited Edition Fleur d'Hiver. Le colorazioni di questi ombretti mi sono piaciuti tantissimo, anche perché l'abbinamento dei colori non è scontato e sinceramente io non avrei mai pensato di abbinarli insieme. Ho realizzato diversi look con questa palette, ovviamente includendo il colore di punta che è il Very Peri. In realtà abbiamo due tonalità di questo colore, una vira un po' più sui toni del viola, l'altro invece più sui toni bluette. Io ho utilizzato questa colorazione appunto ultra luminosa, glitterata, bellissima, e l'abbinamento con i colori più naturali mi è piaciuto in modo particolare. Il mascara che invece farei rientrare in questa classifica dei preferiti del 2022 è un mascara di She Glam, il Full Flex Tubing Mascara. Mi è piaciuto tantissimo il suo effetto super allungante e di definizione, ha uno scovolino con le fibre in silicone, piccolino come piace a me perché riusciamo a raggiungere sia le ciglia dell'angolo interno, quelle esterne, quelle inferiori, e appunto il finish finale mi ha convinto molto, soprattutto utilizzandolo in abbinamento a mascara volumizzanti. In ultimo, ma non per ordine di importanza, passiamo alle labbra, e faccio sempre molta fatica a scegliere un solo prodotto per questa categoria perché il rossetto è uno di quei prodotti make up di cui non posso fare a meno, e purtroppo lavorando con la mascherina non posso dare sfogo alla scelta dei rossetti che ho, perché ne cambierei uno ogni giorno, ma diciamo che voglio citarvene due, mi sono un po' contenuta. Tra le novità che ho provato, sicuramente quello di Kiko della collezione natalizia Joyful Holiday mi ha sorpresa, perché questo finish metallizzato, glitterato, non lo utilizzavo da diverso tempo e mi ha convinta molto. Io ho la colorazione 02, che è quella
lì un po' più nude, sicuramente non è un rossetto per un utilizzo quotidiano, perché appunto ha questa vena un po' festosa data appunto dai glitter e dal finish metallizzato. Resta comunque cremoso fino ad un certo punto, perché avendo una componente glitterata tende un po' ad asciugare le labbra. Mettendo un gloss rimpolpante oppure idratando molto bene le labbra prima dell'applicazione, aiutiamo un po' di più nell'idratazione delle nostre labbra. Io l'ho abbinato a volte anche con una matita colorata al di sotto per dare un po' più di sprint, diciamo, alla tonalità nude, e però anche da solo mi piace molto. Invece, per quanto riguarda la categoria dei rossetti liquidi opachi, che comunque nel 2022 ho utilizzato tantissimo, non posso che citarvi l'Hypnotize Liquid Lipstick di Astra Makeup. Io ho la colorazione 03 Lover, che è un magenta pieno, intenso, molto bello, e pensavo di abbinarlo in realtà alla matita che indosso in questo momento, che è sempre di Astra, è una delle ultime uscite anche in quest'anno, la Outline Lip Pencil, ma in realtà le due colorazioni non sono proprio azzeccatissime e quindi stamattina ho deciso di applicare solo la matita. Però questo rossetto secondo me rientra in una delle migliori formule liquide opache che ho provato in quest'ultimo anno. Infine, per la categoria labbra, diciamo nella sezione, se così vogliamo chiamarla, dei lip plumper, voglio citarvi questo di Essence, l'Extreme Shine Volume Lip Gloss, che io ho scelto nella colorazione Milky Way. È un po' perlescente con qualche glitter, ma più che un volumizzante, questo gloss è un prodotto che va a idratare e a nutrire molto bene le labbra. Quando lo applichiamo si notano appunto i brillantini e questa perlescenza. Una volta che però il prodotto si è assorbito, lo abbiamo tenuto su diverse ore, le labbra risultano molto morbide, non va ad appiccicare, non fare fili, nonostante sia un lip gloss, ed è un prodotto che mi ha sorpresa nonostante sia un super low cost, perché forse costa poco meno di 2 euro. Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio se mi avete seguito fino alla fine. Io come al solito vi aspetto nei commenti qui in basso, lo sapete sempre che vi leggo volentieri e vi rispondo con molto piacere, e a me non resta che salutarvi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.